Eccoci qui, gente, e cominciamo anzi con il nostro metti insieme i pezzi per tutti. Neff's given us a cipher for an old gram file. Phantasmic scintilla and motive forces. We'll need more specifics to build whatever this tool is. Scusa, ora ragazzi, noi collaboriamo col tizio. Perché loro ci attaccano? Non è più. Ah no. In realtà sì, ha senso, ora che ci penso meglio. Perché teoricamente noi non lavoriamo con lui. Cioè con loro, noi lavoriamo con lui. Di che sia, sì, sono due cose totalmente diverse e la risposta è sì, può essere spiegata anche meglio. Però ragazzi, io di questa missione ragazzi, non mi dispiace, perché? Perché almeno si andrà a scoprire come saranno le nuove missioni di spionaggio in questi posti qua. Cioè, se hanno cambiato qualcosa, sono sempre le stesse, noiose. Noiose, per modo di dire, sono uguali, bene. Ma non è vero. Allora sì, il modernato interno. Il che bello. Io ho appena fatto un giro a vuoto. Mi sfugge effettivamente il. Perché ragazzi, come impressione che sia leggermente più semplice. Allora, i grid laser ci sono. Devo dire che questa rivisitazione anzi mi piace molto. Che ha più l'idea di essere in un posto segreto importante. Looks like a partial find. Let's see if Anya's cipher works as promised. Some doors ought to remain closed. Well, that's not in my worldview. Fire, fusion, void. Progress always comes entangled with risk, with violence. With the precious sample obtained, development is accelerating. The Entropy have kept their secrets long enough. Ok, come sempre ragazzi, adesso ricordatevi che è sempre ok. E il segreto è un segreto, boh. Ah, che mi dai anche altri cosi che spawnano i droni. Poi io ho una domanda, perché faccio così pochi danni con le mie a che sono marchi prime, anche se sono altre. Vale, riesco più a parlare. Va bene. Ciò per cui siamo qui. Sembra più diversa. Ti dispiace? Mamma mia, oh. Quanta maleducazione, ragazzi, quanta maleducazione. Sì, decisamente molto, molto meglio, devo dire, questo. Se non mi chiudessero così le porte, sarebbe ancora meglio. Scusi, c'è anche io ho fatto. Hanno ingrandito la stanza, mi sembra. Il che è bene. Ma i mortacci. Chi è questa la telecamera proprio lì? Vorrei saperlo chi è il genio. Prossima volta si attiva di operatore e amen. Devo dire sì, però da un certo punto di vista è molto più. Cioè li perdi molto più facilmente per sostanza. Ok, ragazzi, sono felice di sapere che il passaggio in alto c'è ancora. Nonostante adesso io non l'abbia mai usato, perché me ne scordo ogni volta. Che bello. No, ragazzi, non mi vado a bloccare nell'unico palo che c'è in generale, è anche meglio. Sapete
Per chi stesse domandando la risposta sì. Io sono così professionale che mangio popcorn e metto già qua la fame. Perché anzi, a livello narrativo, è una cosa in cui il popcorn te devi mangiare. A livello pratico, si potrà fare di meglio, credo. Specialmente andare a parlare con... cioè andare su Fortuna a fare con i tizi di tornare sulla nave. Vediamo anzi qui com'è stata... Ora ce n'è solo uno. Hanno cambiato drasticamente questo posto. Quindi accendiamo senza... Cioè, diciamo, a non distruggere nessuna telecamera. Bella. Sei morto. C'è un tizio là sopra. Cioè, dovrei tanto capire perché si vedono le ombre della gente. Il mistero della vita, ragazzi. Bello? Gli ho domandato, anzi, ed è morto. Non è vetro ancora questo. Tra l'altro non so dire, scusa. Ecco, anzi, di solito per chi non sapesse passare di fianco. Cioè, se, ho ciccato, ragazzi, l'unico buco che c'era. Ah, bello, mi piace, devo dire. L'hanno reso... quei ragazzi più piccoli. Cioè, non l'avrei mai fatta la discesa perfetta, Dio, mi perdo qua. Ok. Sì, io spero proprio che nel creare questo coso non ci metta ore. Allora, se sono felice che i pezzi li trovi in modo molto easy. Aspetta, un'arma. Sì, che bene, qui questo lì sono state aggiunte quante? 4 armi? A quanto pare sì, sono state aggiunte 4 nuove armi. Questa, per altre due dal jack, e più un'altra. A questo punto si crede che i pezzi di una cosa. Sparky, listen up. Business findings indicate Parvus might be close to translating himself from that reality into our own. We're not exactly sure how, but we're getting some odd readings. You've got to build the Zoris before Parvus gets free. Beh. Eccolo qui, e ci mette. Immediato! Questa sì, è bellissimo! Come la 0 minuti. Ah, va bene. 30 secondi, ragazzi. Noi non ci lamentiamo per così può. Tanto posso anche lasciarla gratis, Il che è ancora meglio. Glaive class, but with an energy trap. Spectre particles, maybe. Has a mid-flight detonation trigger. Tricky, but I'm sure you'll get the hang of it. Gear up and let's go. Tra si cade a pennello perché ho appena ottenuto il boost affinità. Sì, io ci butto su un paio di mod giusto per che non faccia così schifo. Per non fare così schifo, intendo che almeno anzi 2-3 danni io facciamo. Quanto a di critical, la probabilità di critico 20%, buono. E anche lo status non è il massimo, però dai su. Ci accontentiamo un po'. Ora come ora sì, non è che c'è Ulti 7, vediamo un po' cosa riusciamo a fare con gas. E ho 39 di status. Poco, ma va bene, ragazzi, insomma, non... ci ho buttato su un po' di mod a caso,
giusto per aumentare i danni. Cioè, solo che mi ci faccio pensare. Hanno cambiato il tayset, ma non hanno comunque messo la grata. Bello. Guardate i bei effetti di luce. Andiamo di intercettare. Sarà sbagliato. C'è una foto grande come una casa che non ho visto puntualmente. Quanto è bello questi drone. Mi sta piacendo particolarmente, devo dirvelo. So perché l'ambiente ogni tanto diventa rosso? Che bello essere in giro a girare in lave che gli fa di più il giro tondo. Questo è il giro di lui, bello. Penta kill. Double kill. Dovresti in realtà liberarmi di tutto, ma ok. Poi dov'è sto maledetto coso? Maledetto tributo. Il Messico è. Mi sono girato verso metà nave. Alleluia. Tra l'altro ci penso, ragazzi, loro dovrebbero essere i cosi, i nobili. Ma lui diventa invisibile, seriamente. Cioè io mi dovrei fare. Mi dovrei. Ok. Stai fermo. Non ti ho già scansito, purtroppo sono tirati. E non hai fatto poi tanto questi danni. Stavo trattando una cosa di chat che non ho letto. C'è una linea di testo che non ci ho fatto caso, ma va bene. Andiamo a aprire le porte. Poi si dice qua perché c'è l'autodistruzione qua, ma ok. Io però voglio un nuovo weapon. E se fossero che ci fosse una cosa come Umbra? Fuori. Dalla mia. Sono morti tutti? Sì, bene. Proprietà. Spero che ti dia un colpo di dramma in testa. E si va. They made it. Out welder? Yugi, they're alive. Listen, Neff's whole fleet is overloaded. Huge energy spike. We need to take out Protea. Ready that, Zorus. Come avrei fatto se no? They're trapped in some kind of energy enclosure. You'll need to charge the Zorus to break it open. This comes from not knowing what you are doing. There's no stopping this without stopping Protea. A bit like eating your own, no? Here they come. Take out the errands.
quello che sto facendo. Tu cosa si dice? Leggermente sbagliato. Se non fai così. Io sto lanciando e non... Allora, io devo lanciare il mio. Mi spiace lanciare i mortacci. Perché non... Sì, perché sto facendo, ma non... C'è qualcosa sì, che non quadra. Adesso ci vediamo appena avrò risolto. Ragazzi, ho fatto cose ma non ho idea di come io le abbia fatte. Perché la scarica? Sì, quello che sto già facendo. Ah, ok. Dimmelo prima. Per inciso, ragazzi, credo che in realtà quello che bisogna fare, cioè che finalmente dopo un'ora e mezzo ci sono arrivato, è aspettare che ti spari i loro raggi. E in teoria... devi lanciarsi il mio glaive addosso dove non è quello che succede. Che poi tra l'altro si nota che fanno assistere abilità. Facciamo noi quando siamo un operatore. Ok. Questa cosa ragazzi devo studiare, sono sincero. Non è molto chiaro come effettivamente io riesca a recreare live. Friends have noticed that the overloading void engines are preventing the exits you opened for my captives from closing. Well done, and goodbye. Enjoy your stay. Che tu metti leggi nel tempo. Disattiva la... se riesci che non è già male. Cara vita. Perché ragazzi io con le mie acche somatiche poi faccio così poco danno? E questa sì, è la domanda. Tutti non essere lancio gli drive. Mentre ragazzi cerca di spararmi con un'altra cosa. Cioè questi sono i ragni. Vieni qui. Allora, fatto ragazzi che lei faccia questa cosa qui, e quella cosa mi dà più di tutto è fastidio. Perché dopo l'azione si teletrasporta, io so per morire. Questa ragazzi, è una delle sue abilità. Dimmi che tu uccidi finalmente. Non ancora.
Insomma, magari era l'unico letteralmente il muro che c'era, anche se teoricamente non è neanche un muro. C'è 8 i maroni, non si era fine di nessuno. E era più complicato di quello che sembri, eh. Tutto quasi ucciso, ok. Ho ucciso qualcuno, non so nemmeno io come ho fatto, UPA. Credo che aveva capito qualcosa, non aveva una metamorfa. Non so se la mordirà come uccido. Ma va? Il problema è come mi fa investire al campo temporale. Ok, così si dovrebbe andare. Nel frattempo ragazzi, io me ne fuggo un po'. Devo solitamente comprarmi quella mod, sì, dei cosi, non si che mi carica la vita del Warframe. Perché sono mezzo morto? Vieni tutto ciccato. No, non tutto ciccato, bene. Quindi sinceramente dicendo che ti ho beccato nell'unico momento in cui praticamente eri invulnerabile. Grazie alla Zira che si è attivata la mia cosa, allora ho capito, 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 capito. È più complicato farsi sì che effettivamente di quello che poi dopo sarà la fine, quindi. Ah, mi sei che. Com'è che funziona esattamente a se faccio questa cosa qua? Si carica, non faccio nulla. Ah, ok, con. Ok, finalmente ho capito. Almeno credo, eh. Io lo blocco così tutte le volte, però non è che. Ah, ok. Sì, è decisamente, diciamo così, è più complicato di quello che in realtà è. Cioè no, in realtà è più facile di quello che sembri. Allora, sì, lanciano i glide contro loro, cioè non loro, contro loro, le palette di luce. Sono forme eteree, definiamola così. Il glide si ricarica. Se tu me lo lanciassi il glide, mi hai detto. Dopo sì, quando togliamo una barra di vita. Ok, uno. Vivo 60, no, vivo 60, non lo so, non lo so. Cristo! Alleluia. Io ho ancora la mia ultima fonte di energia. Faccio così. Se tutto va bene, sei morto. Esplosione di incisi. Bene.
slide blast tough. So, the Zora's work. In a battle that never put in it. I have a Our people are cooling in, Sparky. They're coming home. Tonight, all Fortuna will be singing a verse in your honor. Eh sì, non me lo ricevete due volte, altrimenti me ne vado. Principalmente se sono come una scarpa e una ciabatta, quindi. Non so se mi sono perso verso qualcosa io o... E proprio il giocatore che non è che te lo spieghi benissimo cosa devi fare. Così adesso basta lanciare il glaive alle... definiamo palletti, cioè quando li uccidi gli spettri. Loro diventano le palette volanti, tu lanci questo glaive, ne colpisci 3, si ricarica, togli una barra di vita, glielo lanci, prendi tutto spazio e lo uccidi. Complicatissimo. Il fatto che ci abbiano fatto, che ci dovrebbero fare qualcosa per spiegarcelo meglio doveva, però ok. Bene, sì, con questo abbiamo completato la quest. Adesso è possibile anche rigiocarla subito, il che non è male. Adesso vediamo se la mia, tra molte virgolette, paure di dove ho sbagliato cose del Warframe, perché dove trovare Warframe erano giusti un po'. Sì, sì. No, non voglio scrivere i pezzi. E infatti, ragazzi, nel Void Grand. Ora, se nella dimensione in cui siamo stati finora, ragazzi, sarà possibile trovare, ragazzi, i pezzi di lei, nonché di quest'arma, a quanto pare. Giusto? Sì, esatto. Quindi, beh, di questo episodio, ragazzi, Warframe è finito qui. È stata una quest interessante, si può dire così. E noi, ragazzi, ci vedremo nel prossimo episodio di Warframe. Anzi, ma prima, vediamo, ragazzi, apposta che ci è arrivato. Magari qualcosa di interessante, vediamo un po'. The system shall change. No more clutching at sunk costs, imposed ideals, hand-me-down hopes. No, we are better than that. Corpus shall know a violent restructuring, but with time enough to face the impending threat from Tau, with renewed and absolute vigor. Or not. Perhaps the rot is too deep. Perhaps the father should abandon his children. Perhaps it is time for a new philosophy. Life's just a bargain like any other. Yours is no different. Would you like a seat at my new table? Perhaps with your masked friends alongside? The business, was it? A curious name. And Utico, of course. All people who know what they want. I know what they want. But what about you? Tell me, friend. What is it you desire? Ah, dato lo scenario. Lui, ragazzi, è stata una cosa inaspettata. Bella. Non è inutile se il fatto che dovrete, insomma, fare avanti e indietro su Fortuna, però tutto sommato, ragazzi, narrativamente parlando, ragazzi, è una bella quest, come sempre. Beh, detto ciò, ragazzi, io vi saluto e ci vedremo nel prossimo episodio di Warframe. Ciao a tutti!